Il provvedimento di abolizione del reddito di cittadinanza è un provvedimento scellerato che non tiene conto delle difficoltà in cui versano e vivono tante persone, non solo qui a Napoli ma in tutta Italia. Se andiamo a vedere in termini assoluti in tutte le regioni quanti redditi sono stati elevati, sono tanti e va da nord a sud. Noi ci dobbiamo ribellare a un'idea culturale per cui si attacchi la povertà, si attacchi la difficoltà. Chi ha elevato il reddito di cittadinanza, chi ha mandato un sms dicendo non avete più reddito e rivolgetevi ai servizi sociali, non siamo stati noi ma è stato il governo che soffia sul fuoco. Anzi, in questa conferenza stampa Foti, il capogruppo di Fratelli d'Italia, aveva anche detto l'ex presidente della Camera soffia sul fuoco, non è vero, noi cerchiamo invece sempre di fare un percorso di costruzione importante anche rispetto a disegni di legge che noi vogliamo presentare e che invece il governo va esattamente nel lato opposto. Si leva il reddito, i fondi del PNRR sui comuni vengono rimodulati, l'autonomia differenziata è un attacco generalizzato al sud ma anche al paese, perché tutte queste normative fanno male anche al paese intero.